Sono Rosanna Chiesa, dottore commercialista, iscritta all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Torino. All'interno del Comitato Imprenditoria Femminile rappresento la componente professionale degli enti che ne fanno parte. Nell'ambito delle mie competenze ricordo in particolare come attività quella di Nuove Imprese e Blocchi di Partenza, che è un'attività di supporto alle nuove imprenditrici e ai nuovi imprenditori che vogliono approcciare il mondo imprenditoriale. Quindi ci proponiamo di fornire ai nuovi imprenditori quelle indicazioni utili a capire che cosa li aspetterà. In particolare facciamo con loro degli approfondimenti in ordine alle problematiche di tipo societario, civilistico, fiscale e contributivo. Questo non con uno scopo consulenziale, ma per fornire degli strumenti che possano costituire una cassetta degli attrezzi iniziale per comprendere quali siano gli elementi da approfondire nell'ambito del loro sviluppo di progetto di impresa. Perché per costituire un'impresa che abbia la possibilità di avviare la propria attività, ma anche continuarla con successo per rimanere sul mercato per lungo tempo, non è sufficiente avere una buona idea imprenditoriale. Questa costituisce sicuramente la base, ma occorrono competenze in molti altri campi. Questo non implica necessariamente che un imprenditore sia un tuttologo competente in tutto, ma che abbia la consapevolezza che ci sono dei campi nei quali sarà necessario che si avvalga di competenze terze eventualmente o acquisisca maggiore consapevolezza di alcuni aspetti. Per approfondire sempre di più queste tematiche ed essere sempre più di supporto al mondo dell'imprenditoria femminile e non, il Comitato dell'Imprenditoria Femminile ha dato avvio per il 2021 a dei tavoli di networking, nell'ambito dei quali sarà possibile approfondire tematiche legate al credito, anche al credito agevolato, anche alle nuove forme di finanza come il crowdfunding, sfruttando anche le competenze interne al comitato e alla struttura camerale più in generale. Crediamo che sia molto importante dotare gli imprenditori di conoscenze di base, una sorta di ABC per iniziare efficacemente, con successo, delle attività che possano durare nel tempo, perché le imprese sono il tessuto fondamentale del nostro paese, della nostra economia. E conseguentemente sono un valore importante che dobbiamo preservare.